È un Real Hashi 1946 agguerrito, quello che inaugura attraverso una cerimonia minimalista la nuova stagione. Il capitano del battaglione Granata sarà Mastronardi, il mister l'ha già scelto. Il messaggio mandato da Marchetti d'altronde è inequivocabile. Nel suo discorso punta dritto al cuore dei suoi calciatori e ribadisce più volte di essere stato lui stesso a sceglierli tutti, uno per uno. Chi è stato convocato per far parte di questa selezione può sentirsi quindi al centro di un disegno che raffigura, seguendo le regole della prospettiva, il cammino di un individuo verso la cima della montagna, la personificazione del club e della vittoria che si fa paesaggio. Per far fronte a questo tipo di ambizione era necessario contare su un grande staff. E allora andiamo a sentire le prime dichiarazioni di Marchetti e del suo secondo, Gerry Colotti. Ambizioni sono importanti, il presidente Scuderi ha fatto tanti sacrifici per costruire un organico abbastanza importante perché il campionato di promozione quest'anno presenta delle squadre forti, davvero importanti, vedi la Leonzio, quello che sta costruendo, ma noi faremo di tutto per onorare benissimo i colori granata. Diciamo che la squadra è stata fatta, giocatori che il mister conosce bene, che hanno fatto un buon campionato, perché la Leonzio l'anno scorso mi pare che sia arrivata a disputare i playoff e per diciamo, pochissimo non ha vinto il campionato, quindi diciamo che è un buon blocco. Poi ci sarà qualche altro innesto diciamo che noi ci aspettiamo magari durante il corso del campionato, vedremo. Strada facendo, noi contiamo di fare un buon campionato, ecco.